guarda, tocca, metti. Gesù risorto non va per il sottile con Tommaso, quando lo vede è quasi imperativo nel suo chiedere. Gli mostra le ferite dei palmi delle mani e gli dice guarda, poi tocca, poi gli mostra il costato, metti la tua mano nelle mie ferite. Ma non lo fa con un tono di rabbia, non c'è nessun astio, nessuna ripicca nel tono di voce del Signore, anzi sorride. Apposta per lui è venuto, apposta per questo figlio disperso che non c'era il giorno in cui Gesù è risorto. Una giornata straordinaria, quella giornata in cui Gesù, dopo essere risorto, appare ai discepoli di Emmaus che tornano di corsa a Gerusalemme, vedono gli apostoli e mentre parlano loro di questo appare Gesù risorto. Ma Tommaso non c'è in quel momento e quando torna, quando vede i suoi compagni chiusi nel cenacolo che gli raccontano di avere visto il Signore, non ci crede. Non crede al risorto, ma non crede a coloro che gli parlano del risorto. Ma come potrebbe? Pietro, Andrea, Giacomo, Filippo, lui stesso, sono tutti scappati miseramente, il momento in cui invece c'era da restare. Sono tutti fuggiti, il momento in cui invece era il momento di dimostrare quanto amore profondo avevano per il Signore Gesù. Tommaso è il primo di una lunga lista di uomini e donne che fanno fatica a credere in Gesù, non per Gesù, ma per coloro che lo raccontano, per noi, per me, per te. Perché troppo spesso quando noi parliamo del Signore non siamo credibili, non siamo attendibili, perché troppo spesso siamo fragili. Allora questa nostra fragilità diventa muro, non vetro, diventa fumo, non incenso. Ma resta Tommaso e fa bene a restare perché 8 giorni dopo Gesù ritorna apposta per lui. E i verbi che usa Gesù, quel guarda, quel tocca, quel metti, quello sperimenta, invita Tommaso a tornare a quel momento drammatico in cui lui è fuggito. Invita a tornare sotto quella croce, invita ad avere il coraggio di fermarsi e non fuggire come il giovinetto di Marco nel Getsemani che scappa mezzo nudo. Ma a restare, a dimorare come Maria di Migdal, come Maria la madre del Signore, sotto la croce, lì dobbiamo stare e avere il coraggio di non fermarci all'emozione, all'apparenza, allo stordimento, ma di penetrare nel mistero, di entrare dentro, di toccare, di attraversare. Quelle ferite ormai sono trasfigurate, quelle ferite che ci sono. Gesù risorto per sempre porta su di sé il segno della sofferenza, ma completamente trasfigurato. Ecco, questo manca a Tommaso, questo manca a me, questo manca ai discepoli. Sperimentare la croce non come una catastrofe, non come un'esaltazione del dolore, ma come una tappa che ahimè si è rivelata indispensabile per manifestare l'amore, come abbiamo avuto modo di riflettere 15 giorni fa nella Domenica delle Palme. A volte noi fuggiamo, a volte noi non abbiamo il coraggio di entrare dentro le ferite per poi uscirne fuori trasfigurati. E mi piace pensare che quel modo imperativo che Gesù ha di raccontarsi, di chiedere, di portare a sé Tommaso, questa pecora perduta, questo figlio di Israele così turbato dal dolore che ha sperimentato, dalla disillusione, dalla fatica, ma anche dal dolore del vedere i suoi parlare allegramente di Gesù risorto. Faccio sempre notare un dettaglio. Giovanni ci dice che 8 giorni dopo Gesù torna e Tommaso è ancora là, non è andato via, non si è sentito migliore, non ha voluto fare una chiesa a sua misura, non ha guardato con superiorità e con sufficienza questi poveri cristiani della Chiesa Cattolica che ahimè a volte sono veramente fragili. No, non l'ha fatto, è rimasto in quella chiesa, chissà perché, forse perché lì ha trovato quella eco del risorto e ha fatto bene a restare perché il Signore viene apposta per lui. Guarda, tocca, metti le mani, questo dobbiamo fare. E mi piace interpretare, dicevo, questa parola di Gesù non come un rimprovero, io non me lo vedo Gesù arrabbiato, ma è come se Gesù dicesse a Tommaso e a me e a te che stai vivendo un momento drammatico nella tua vita, Tommaso, dice Gesù risorto, so che hai molto sofferto, anch'io ho sofferto, guarda.
e davanti a quel dolore condiviso e trasfigurato, davanti a quel Gesù che lui dovrebbe essere lì a chiedere consolazione, invece ne dà. La diga dell'emozione, della fede, della grandezza di Tommaso si sbriciola, altro che incredulo. Il più grande fra i credenti è stato Tommaso. Mio Signore e mio Dio, così si arrende Tommaso davanti al Signore risorto. Mio Signore e mio Dio. Ed è la prima volta nei Vangeli che si usa questo titolo, non soltanto Kyrios, il Signore, ma Dio. Quello che noi abbiamo un po' scioccamente definito l'incredulo invece si rivela essere il più grande, colui che crede, colui che veramente mette il suo cuore, colui che si arrende davanti al dolore condiviso e trasfigurato del Signore Gesù. Mio Signore e mio Dio, nessuno aveva osato tanto, neanche Pietro, neanche Giovanni, il discepolo che Gesù ama, l'evangelista, no, Tommaso. Tommaso è il patrono dei credenti, il primo che riconosce che Gesù non è soltanto un rabbi, non è soltanto uno dei profeti, non è neanche soltanto il Messia, ma è la presenza stessa di Dio. E mi piace questo dettaglio, mio Signore, mio Dio. Ormai non è più il Signore, non è più Dio, è suo. Ne ha fatto esperienza personale, guardate, fino a quando non abbiamo fatto esperienza personale del risorto, fino a quando non possiamo dire in un momento di preghiera, in un momento di profonda meditazione, in un pellegrinaggio, in un viaggio, in un'esperienza a volte anche destabilizzante, fino a quando non abbiamo sperimentato che Dio non è quello che ci raccontano gli altri, fino a quando abbiamo smesso di seguire il guru di turno, forse anche Kurtz, per dire che bello quello che dici, ma io ho sperimentato. Nel mio cuore, come dicono i samaritani, Giovanni al capitolo 4, alla donna che dice che sia lui il Messia, alla fine loro dicono non crediamo più perché ce l'hai detto tu, ma perché lo abbiamo visto. Ci vuole questo passaggio nella vita, che può essere una volta, due, mille, o forse non è ancora arrivato, forse è già arrivato e ne stai facendo memoria. Il momento in cui cioè Dio è diventato il tuo Dio, il Signore è diventato il tuo Signore, mio Dio. Mi piace moltissimo questo dettaglio, mi piace perché è raffinato e richiama un po' la bellissima e disperata invocazione di Maria di Magdala al sepolcro, quando non trova Gesù e guarda Gesù risorto, non lo riconosce, pensa sia il giardiniere e dice se tu hai portato via il mio Signore. La fede diventa tale, diventa qualcosa che si salda la vita, diventa dono totale, diventa qualcosa che cambia solo il momento in cui entra dentro di noi e ci appartiene. Gesù chiede a Tommaso di credere e poi si rivolge a te, a me, e dice beati coloro che pur non avendo visto crederanno, cioè a noi. Ovviamente quando Giovanni scrive sta pensando alla sua comunità, comunità di persone che come noi non hanno visto Gesù risorto, ma hanno ascoltato la testimonianza da coloro che lo hanno visto e noi dopo di loro abbiamo ascoltato la testimonianza da coloro che hanno ascoltato la testimonianza e su lungo la storia fino ad arrivare a uno dei dodici. La nostra è una fede apostolica e dico con serenità e con un sorriso tutto pasquale in questa ottava di Pasqua, la domenica della misericordia, della compassione, la domenica della fede di Tommaso, la domenica in cui ancora siamo frastornati dalla notizia di un Gesù vivo e presente, mi sembra di potervi confidare che forse questa è l'unica beatitudine che sento veramente mia. Lo confesso, faccio un po' fatica quando leggo al capitolo 5 di Matteo le beatitudini, perché mi sembra sempre che ci sia una distanza, nonostante la mia buona volontà, i miei sforzi, nonostante tutto quello che io riesco a fare. Però mi sembra di essere sempre un po' lontano, mi specchio nelle beatitudini e vedo la santità come potrebbe diventare nella mia vita e dico, no, non ci sono ancora, non sono ancora mite, non sono ancora povero e leggero nello spirito, sì, sono perseguitato ma fa ridere. E invece qui no, mi ci ritrovo. Beato me perché credo, io credo e sono qui a dirvelo. Io credo che Gesù sia il Signore risorto, la rivelazione del Padre, il Verbo di Dio. Io credo che Gesù sia venuto per svelarci il volto di Dio e il volto dell'uomo. Io credo che sia veramente risorto, non rianimato. È presente per sempre, così che oggi può essere mio come può essere tuo.
e questa beatitudine la faccio mia perché ho visto nello sguardo e nella testimonianza dei tanti che hanno toccato, dei tanti che hanno visto nella loro vita, non con le apparizioni, ma con lo sguardo della fede e la presenza del Signore, che è credibile, è tutto così magnificamente credibile. Ecco allora in questa ottava di Pasqua ancora la grande notizia di un Dio che si fa vicino, che si avvicina, che si viene a cercare, che compie la sua missione di ritrovare la pecora smarrita, come è stato Tommaso, il più grande fra i credenti. Lasciamo che quell'amore che ha caratterizzato la nostra vita, che ci ha spinti a diventare credenti e discepoli, vada oltre. Corriamo al sepolcro anche noi, non vedremo tante cose strane. Vedremo dei segni, delle testimonianze. Vedremo dei segni che sono ancora lì. Poche settimane fa, con dei pellegrini che saluto, ero lì a vedere quella tomba vuota e pensavo, ma guarda che idiota, che mi sono fatto tutti sti chilometri per vedere un posto dove non c'è nessuno. Eppure quella tomba vuota è all'origine di quello che siamo noi oggi. Buona Pasqua, buona risurrezione, che il Signore veramente ci conceda la gioia e la grazia di riconoscerlo.